Nei giorni scorsi abbiamo approvato il bilancio di previsione 2020-2022, un bilancio che nonostante le difficoltà che tutti voi potete immaginare, sia perché storiche sulla situazione di questa città che legate all'emergenza Covid, ha voluto dare dei segnali importanti di vicinanza alle famiglie e alle aziende di questa città. Per la prima volta dopo oltre un decennio si è avviata una politica di riduzione delle tasse comunali con la riduzione dell'IMU dal 10,10 al 9,6 per mille. Ma abbiamo anche introdotto una misura interessante ed estremamente importante per le aziende di questa città. Abbiamo ridotto la tariffa Tari 2020 dietro istanza da presentare da parte delle aziende che sono interessate dalla misura. Una misura, dicevo, estremamente interessante ed importante perché sostanziosa. Con questa misura abbiamo previsto di ridurre di 8 dodicesimi la Tari 2020 delle attività produttive che hanno subito dei provvedimenti di chiusura, durante il periodo del Covid e di 4 dodicesimi delle altre attività che pur non essendo direttamente interessate da questi provvedimenti hanno comunque indirettamente subito dei danni economici a causa del Covid. E allora se andrete a guardare il regolamento Tari che abbiamo esitato qualche settimana fa in Consiglio Comunale che troverete sul nostro sito, vi renderete conto che questa è una misura che riguarda la stragrande maggioranza delle imprese di questa città che devono affrontare un momento veramente difficile. L'amministrazione comunale ha voluto con questa misura rappresentare la propria vicinanza vera, reale e concreta. E lo fa attraverso una misura non soltanto importante e sostanziosa, ma anche attraverso un sistema di accesso estremamente semplice. Si potrà infatti con molta semplicità presentare una PEC fino al 30 di ottobre su un modello di istanza che è già stato predisposto e che troverete sul sito del Comune di Mazara. E quindi ci auguriamo davvero che tutti vogliano aderire e buon lavoro.